Benvenuti ad una nuova puntata di Viaggio Molise. Siamo a Civitanova del Sannio in occasione dell'ottava edizione di San Martino nelle vecchie cantine. Siamo proprio qui in una zona museo ricreata proprio con i simboli tipici di San Martino e quindi delle cantine caratteristiche di questa zona molisana. Allora venite con noi in questo tour di degustazioni, non solo di buon cibo ma anche di buon vino. Ottava edizione San Martino nelle vecchie cantine qui a Civitanova del Sannio, un appuntamento da non perdere e che in qualche modo dà lo spunto alle tante persone che sono intervenute anche per riflettere un po' sugli elementi biblici, sulla simbologia che in questo caso il vino ricopre anche da un punto di vista spirituale. Alle nostre spalle le nozze di Cana, che è sicuramente uno dei passi che, dove il vino è protagonista, con significati sicuramente importanti. Certamente, che anche noi ci inseriamo in questo percorso delle cantine proprio per dare, diciamo, un di più anche spirituale a questa manifestazione. E partiamo proprio da qui, come tu accennavi, dalle nozze di Cana, dove Gesù, che esce allo scoperto e fa il primo miracolo ed cambia l'acqua in vino in una festa di nozze, proprio per non far rimanere male e non far finire la festa, ecco, fa questo miracolo, questo dono a questi sposi. Ma è simbolico quel vino che lui dà, il vino migliore viene chiamato nel Vangelo di Giovanni, ed è lui stesso, il suo amore che dona a questi sposi, che dona alla Chiesa, che dona all'umanità, simboleggiato in questo matrimonio e in questo vino che viene donato in abbondanza ed è il migliore che i commensali hanno potuto gustare fino ad allora. Poi certamente questa è una tappa, poi si inizia, ma all'inizio proprio di questo percorso biblico nasce proprio dalla mensa della Pasqua ebraica, dove il vino assume il senso della libertà, no? Poi ci sono i sapienziali, i libri sapienziali, c'è il Cantico dei Cantici, dove il vino diventa inebriante come l'amore e come l'amore di Dio per l'umanità. E poi c'è Gesù, ecco, nel Nuovo Testamento, entriamo in chiesa, entriamo nel Nuovo Testamento, dove Gesù dice, ecco, sono venuto a portare un vino nuovo. Ecco, la novità che viene a portare lui, Gesù, è grande, fino ad arrivare all'altare, dove questo, il segno del vino diventa il segno del sangue di Gesù che viene donato a tutta l'umanità, il segno supremo del suo amore quando versa il sangue per tutta l'umanità. Ecco, il vino, come ha appena detto Don Luigi, come simbolo di donazione, e allora parliamo anche di un'importante iniziativa, quella del Vino per la Vita o Wine for Life, come quella appunto che proprio nelle cantine dell'Arciprete, che tra pochissimo i nostri telespettatori potranno vedere, c'è una bella iniziativa. Quale? Dunque, l'iniziativa ve la spiegheranno meglio gli amici della comunità di Sant'Egidio, poi nella cantina sotto la chiesa, la cantina dell'Arciprete. È un'iniziativa di solidarietà con i nostri fratelli e sorelle dell'Africa che combattono con l'AIDS. La comunità di Sant'Egidio ha creato vari ospedali, presidi anche ospedalieri per curare l'AIDS. Attraverso anche questa iniziativa del vino ci sono tante cantine italiane che offrono del vino alla comunità di Sant'Egidio con questo bollino Wine for Life, e il ricavato va dato proprio per questa iniziativa della cura dell'AIDS. Quindi vediamo che anche col vino si può fare tanto tanto bene. Eccoci nella cantina dell'Arciprete in compagnia di una delle responsabili della comunità di Sant'Egidio di Isernia per l'iniziativa One for Life, una bella iniziativa che sposa un progetto molto importante dove in questo caso il vino dà una vita.
Sicuramente il progetto Dream è tra i sogni della comunità di Sant'Egidio, perché dagli anni 2000 ha attivato delle attività proprio di cura antiretrovirale per le mamme malate di AIDS al settimo mese di gravidanza, e fortunatamente poi i bambini nascono sani. I numeri sicuramente si stanno moltiplicando e questo ci spinge ancora di più ad avere a cuore il continente anche dell'Africa, perché significa sostenere nelle cure sia le mamme che i bambini, far funzionare dei centri nutrizionali, dare la vita. Ecco, quindi il vino in questa sera particolare diventa occasione di vita e di futuro per tanti bambini dell'Africa, per 10 paesi dell'Africa dove è attivo il progetto Dream, tanto che nel passato già si è contribuito. Ecco, continuiamo ad avere questo sogno, lo chiamiamo progetto Dream proprio perché dà l'opportunità proprio di rispetto della vita e può contribuire a dare sostegno a 300.000 persone assistite, dà continuità nel processo di cura, e il vino For Light ci dà, con il bollino delle bottiglie, ci dice quante aziende contribuiscono a questa nostra iniziativa, e 100 bollini aiutano a far nascere sano il figlio di una donna sieropositiva o malata, 1.000 bollini fanno vivere un adulto che ha il problema dell'AIDS e quindi danno sostegno a tutta la famiglia. Allora vediamo che quindi piccoli gesti gioiosi come quelli di questa sera possono dare anche sostegno a dei sogni grandi per la storia dell'umanità. Bene, infatti ci diceva che fino a qualche anno fa diciamo il numero dei bambini che appunto nasceva sano era molto basso, e invece ad oggi il numero è diventato molto molto più alto. I dati pure che vedete, i numeri sono adesso diventati esponenzialmente, stanno crescendo. Mi ricordo, facevamo una festa negli anni 2000 perché erano nati 50 bambini sani, adesso i numeri sono in aumento, e quindi ancora di più siamo contenti, ecco, di queste speranze e di questi sogni fatti di piccole cose che però poi diventano grandi per tanti bambini che vedranno il futuro, e soprattutto per il futuro dell'Africa.